Insaporite melanzane fritte, olive, capperi, pinoli tostati, il tutto condito con una squisita salsa agrodolce. Direttamente dalla Sicilia un piatto sontuoso, da gustare rigorosamente freddo. Signore e signori, oggi prepariamo la caponata! Comincio dalle melanzane, le ho già lavate, vado a tagliarle a pezzi grossolani di 2,5 cm 3. Il nome di questo piatto deriva da capone, nome siciliano per lampuga, un pesce dalle carni pregiate ma asciutte che veniva servito sulle tavole aristocratiche condito con una salsa agrodolce. Il popolo, che non aveva a disposizione il pesce o non se lo poteva permettere, scoprì che poteva sostituirlo con le melanzane e nacque così quel piatto meraviglioso che oggi chiamiamo caponata. Le melanzane sono tutte tagliate, vado a friggerle nell'olio d'oliva che è già caldo. Pochi pezzi per volta. Fino a doratura. Una volta ottenuto questo colore, le scolo su carta assorbente e continuo così con tutte le altre. Le melanzane sono fritte, posso dedicarmi al resto della caponata, quindi un bel giro d'olio in casseruola, abbondante, e metto subito ad appassire le cipolle che ho già tagliato a fettine sottili. Esistono tante versioni della caponata, diverse da provincia a provincia, addirittura da famiglia a famiglia. Con le patate, con i peperoni, con l'uvetta, senza concentrato. Questa però è la versione della nostra cuoca siciliana, Carlotta, che ha garantito che anche la sua mamma ne sarebbe fiera. Aggiungo il sedano, già tagliato a rondelline di circa un centimetro, e lascio rosolare ancora un minutino. Intanto mi occupo delle olive verdi. Vado a togliere il nocciolo, raccogliendo in ciotola solo la polpa, e le aggiungo in casseruola insieme con capperi dissalati, pinoli già tostati in padella e pomodori già tagliati a pezzettoni. Faccio andare ancora un paio di minuti, poi metto il coperchio, abbasso leggermente la temperatura e lascio cuocere per 15-20 minuti. Le verdurine sono quasi pronte, posso regolarle di sale e dedicarmi all'agrodolce. Unisco in ciotola l'aceto di vino bianco, lo zucchero e il concentrato di pomodoro. Emulsiono bene il tutto. Alzo la temperatura e l'aggiungo in pentola. Lascio evaporare l'odore forte di aceto. Perfetto! Ora spengo la piastra e aggiungo le melanzane e abbondante basilico. Do una bella mescolata e la lascio riposare in frigo perché la caponata va servita tiepida o fredda ed è ancora più buona gustata il giorno dopo. Ed eccola qui la nostra caponata, approvata dalla mamma Marilena. Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta su Giallo Zafferano, dove potrai trovare dosi, ingredienti, procedimento, tutto spiegato passo per passo. Se questo video ti è piaciuto, lasciaci un like e se hai qualche domanda scrivila nei commenti. Ah, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, io assaggio. La caponata va mangiata col pane. Buon appetito!